Questa settimana voglio fare una piccola introduzione ai mondi di Second Life, perché in Second Life esistono tantissimi mondi. Già Second Life è un mondo, viene chiamato metaverso. E cos'è, diciamo, se lo vogliamo immaginare, no? Mentalmente Second Life. Immaginate Google Earth, immaginate la mappa di Second Life come Google Earth. Ogni quadrato è un server e ogni diciamo, giorno si aggiungono nuovi server, quindi questo mondo è in crescita. Ogni quadrato viene chiamata sim, è quella che vedete nel disegno, cioè nell'immagine, è una sim, galleria è una sim, dove siamo adesso, e ogni sim, quindi ogni area simulata virtuale, detta anche isola virtuale, è divisa in tanti pezzi, dette land o terre. Allora, Second Life in passato non aveva la voce, quindi poi si è aggiunta la voce in un secondo momento. Non aveva questo visualizzatore. Oggi abbiamo questo visualizzatore con tantissime funzioni, possiamo vedere, come vedete, i documenti dal web, quindi c'è stato un passo enorme avanti, quindi io credo che in futuro ci saranno altri. Abbiamo visto la scorsa volta i menu in alto, quindi io comunica, mondo, costruisci. E avete fatto delle bellissime descrizioni, dei bellissimi documenti, veramente interessanti. Quindi per me sono estremamente contenta di quello che avete fatto. Però questi documenti sono singoli, no? Ognuno sa, conosce il proprio documento, non è condiviso. Adesso invece questa settimana iniziamo a lavorare in condivisione, perché in Second Life la cosa fondamentale è che è un ambiente sociale, quindi dobbiamo imparare a lavorare insieme. È una cosa molto difficile, come diceva prima Laura, molto difficile, però un po' di tempo dobbiamo dedicare. Sulla barra laterale di Second Life, quindi vediamo poi gli altri menu che questa settimana dobbiamo analizzare, sono home, profilo, persone, luoghi, inventario e aspetto. E ognuno è diviso stavolta in due. Quindi ora chiudo un poco poco questo e vi faccio vedere quello che. Qui. Vedete che di lato ci sono delle iconcine. Di lato abbiamo delle iconcine. Allora abbiamo la manina di Second Life, che è home. Poi abbiamo il profilo, che è questa specie di quadratino con un'iconcina di una persona dentro, poi abbiamo le persone che sono le due iconcine di due persone, poi abbiamo il mappamondo che rappresenta i luoghi, tutti i luoghi di Second Life dove noi possiamo prendere, chiamiamoli link, ma in realtà chiamano landmark, cioè i segni a posto, cioè possiamo prendere il punto di riferimento, mettercelo in inventario e in qualsiasi momento possiamo andarci. Poi abbiamo l'inventario, che è un'icona di una valigetta, e poi abbiamo aspetto, che è sia la forma dell'ava sia i vestiti. Qui questo è l'inventario, quindi vi ricordate che dovete utilizzare in Second Life, ve lo dico per i nuovi, perché quelli che già lavorano da un po' di tempo già sanno questo. La barra superiore con i menu che abbiamo già analizzato, la barra laterale e la barra inferiore. Però per quelli vecchi, per esempio Stefania, che questa ora sta usando il nuovo visualizzatore, è tutto cambiato rispetto al vecchio, quindi dovrà imparare ex novo il visualizzatore. Quindi è molto cambiato. Non è che le cose non ci sono più, ci sono lo stesso, ma sono da andare a cercare, sono messi in posti differenti. Una cosa molto importante che c'è, sì, alle mie spalle si deve vedere qualcosa, se non vedi, sto leggendo in chat, ho messo un link in chat al documento su cui sto lavorando in questo momento. Mettere in chat o qualcuno può metterlo in chat al posto mio? Se l'ho appeso. Perfetto, grazie. Grazie. Allora, stavo dicendo, quindi abbiamo tre punti, tre
su cui focalizzarci, la barra superiore. Guardate che nella barra superiore c'è anche un'altra cosa importante. Questa barra bianca con questa casetta e questa freccetta avanti e indietro è che come è, infatti diciamo, secondo lei fa un po' somiglia a un browser. Se io vado in un posto posso anche tornare indietro attraverso queste freccette. Home rappresenta proprio la casa, come fare a ritornare a casa propria. La volta scorsa abbiamo detto, no, che possiamo dire che un luogo è casa mia andando nel menu e nel mondo e dire questa è casa mia, quindi proprio fissando come luogo, un luogo in particolare casa mia. Poi abbiamo la barra inferiore invece che è molto importante, che ne parleremo poi anche le prime volte, che sono parla, ne abbiamo già parlato, no? Di questo, la chat, la barra bianca, le gesture. E poi gli angoli di visuale per spostare le cose, cioè per vedere o no. E poi c'è una macchinetta fotografica per fare le fotografie. Un po', ve lo farò vedere direttamente sul mio schermo. Questi sono alcuni menu messi in evidenza, come il mio profilo. Vedete che il mio profilo, io dicevo che ogni menu si divide in due sottomenu. Il mio profilo si divide in il mio profilo, cioè il mio. E i miei preferiti, cioè dei luoghi che io ritengo preferiti. Per esempio, se io vado ai miei preferiti e in basso clicco sul più, in questo momento questo luogo con la sua foto entrerà in questo elenco, quindi verrà visualizzato, salvato in questo elenco. In qualsiasi momento, andando nel mio profilo e cliccando sui miei preferiti, comparirà. Se io ci clicco due volte sopra, vado in quel luogo, mi teleporta in quel luogo. Invece, cosa importante che molti mi hanno chiesto, come si fa a caricare qualcosa con Life? Nell'inventario in basso c'è un più. Quel più permette di aprire una finestrella in cui c'è carica qualcosa, no? Carica immagini, carica suoni, carica animazioni. E ogni caricamento, ogni upload, bisogna pagare 10 linden. Cos'è l'inden? L'inden è la moneta virtuale di Second Life. Questo purtroppo è un ambiente privato, a pagamento, non è open. L'abbiamo già detto dalla prima volta, no? Che ci siamo visti. Quindi questi linden io ve li passerò per adesso, però si possono anche ricavare facilmente andando in giro. Per esempio, in alcuni luoghi ve li regalano i linden. Possiamo cambiare forme, vestiti o capelli. Quindi siamo arrivati al mio aspetto, l'ultima icona, vedete? La magliettina. Quindi clicco sul mio avatar col bottone destro e scelgo modifica figura. Si apre la finestra, questa che vedete visualizzata. E qui posso cliccare su testa, occhi, orecchie, naso e ognuno di questi ha dei cursori che mi permette, per esempio, il primo che vedete è altezza, quindi posso aumentare l'altezza del mio avatar, oppure la corporatura, robustezza e così via. Quindi questo è molto facile da fare perché è veramente intuitivo. Ok, chiudo con Sludol e chiudiamo anche con la registrazione. Cioè, gli oggetti Sludol sono, ripeto, quegli oggetti che ci permettono di collegare Second Life con Moodle. E fino adesso noi abbiamo visto la chat e abbiamo visto quella scatoletta con Sludol Toolbar che qualcuno prima ha preso già. E poi abbiamo visto questo oggetto azzurrino che è di lato alla virtuale. Questo oggetto è il capo di tutti gli oggetti, cioè lui che controlla tutti gli altri oggetti. E da questo oggetto, che sembra una piccola lapide, alcuni appunto la prendono in giro dicendo una piccola lapide, in realtà contiene tutti gli altri oggetti. Io da questo oggetto posso tirare fuori più di 14 oggetti, Sludol. Ok, questo è un piccolo glossario per qualcuno che è nuovo proprio, shape vuol dire forma del corpo. Se andate in giro e volete una nuova shape, nei vari negozi free, quindi gratuiti in Second Life, troverete scritto shape, quindi dovete cliccare per prenderla gratuitamente. Skin vuol dire pelle, rezzare l'abbiamo già detto, immaterializzare un oggetto, tippare vuol dire teleportare qualcuno, bannare vuol dire allontanare da un luogo definitivamente, quindi proprio eliminarlo, oppure
alla fine renderlo anche invisibile ai nostri occhi. In world vuol dire in Second Life, nell'ambiente 3D in Second Life, metaverso, universo di Second Life. Perfetto, queste sono le scorciatoie, alcuni già le hanno viste l'altra volta, per esempio CTRL I inventario, CTRL H chat locale, CTRL F ci permette di trovare qualcosa, cioè apre una finestra per la ricerca, CTRL G apre una finestra per il gesto, CTRL più Shift più Y ci permette di cambiare la luminosità, mezzogiorno per esempio, CTRL Shift più F apre la finestra degli amici, CTRL Shift più G gruppi, Alt più Shift più S ci permette di sederci a terra. Quando non abbiamo sedie, ci vogliamo sedere, vogliamo stare seduti ad ascoltare qualcuno, quindi non stare in piedi come avatar, e facciamo appunto questa combinazione di tasti e ci sediamo. Allora, per stasera mi fermo qui e adesso facciamo una parte pratica.